Ciao a tutti ragazzi, qui è Ronin e oggi vi propongo una nuova rubrica, Speculum, dove metterò a confronto il manga con il suo adattamento animato. Differenze, errori, struttura delle saghe, filler e molto altro ancora. Oggi però vorrei trattare un argomento classico partendo dalla domanda che ogni appassionato di serie a fumetti prima o poi si pone. È meglio l'anime o è meglio il manga? Per affrontare tale diatriba ho deciso di realizzare una trattazione in cui esporrò il mio personale punto di vista. Il manga è la storia originale. La versione grafica integrale di tutto ciò che l'autore pensa, e proprio per tal motivo tutto ciò che nel manga è anche canonico. I disegni sono nettamente migliori della controparte animata, e a mio parere la scena assume un'epicità ed enfasi maggiore. Viene lasciato molto più spazio in immaginazione, e ciò ci rende liberi dai soliti canoni, dandoci la possibilità di immaginare la scena con molta più scioltezza. Lo svantaggio principale del manga è la sua serializzazione in scala di grigio, e questo format rende di difficile comprensione alcune scene. Questo difetto viene però in parte sopperito dalla ristampa a colori che la Shueisha sta rilasciando in versione digitale. Per un approccio ottimale col manga va infine tenuta in considerazione la continuità della lettura stessa. Infatti, una lettura saltuaria o semplicemente settimanale potrebbe risultare lenta e noiosa a causa della struttura stessa che Oda ha dato ai suoi capitoli. Questi sono infatti pensati nella totalità del volume, quindi il fattore rilettura risulta fondamentale per poterne valutare la tecnica stilistica con un'ottimale critica visione d'insieme. L'adattamento animato italiano è quello che ha fatto conoscere One Piece alla maggior parte dei fan, e molto probabilmente senza di esso ora non sarei nemmeno qui a parlarne. Alcuni hanno poi abbandonato la visione dell'anime, mentre altri continuano tuttora a seguirlo. Partiamo col dire che la serializzazione di un adattamento animato non è un onere del mangaka e che molto spesso, per mantenere un congruo distacco degli episodi dai capitoli del manga, vengano talvolta inserite delle puntate filler come materiale riempitivo. Queste sono solitamente raggruppate attorno a brevi archi narrativi e narrano le vicende della ciurma su città ed isole mai viste nel manga. Tale strategia è vista come una precauzione nell'evenienza che la serie manga dovesse interrompersi di colpo, ma facendo un confronto con altri anime, come Naruto, Fairy Tail o Bleach, si può dire che i filler in One Piece sono limitati e pressoché assenti. Questo perché i capitoli del manga, grazie allo stile grafico di Oda, sono molto ricchi di dialoghi e balloon. Animandoli è infatti possibile mantenere per lo più il rapporto 1-1. Un capitolo di One Piece verrà infatti quasi sempre adattato in un'intera puntata dell'anime. Seppur limitati però, questi filler e piccoli riempitivi sono andati contro alcuni aspetti che il mangaka voleva introdurre ed analizzare solo in seguito, e cozzano quindi con la versione cartacea dell'opera. Potrei citare come esempio l'introduzione dei draghi in una saga filler dell'East Blue o il ritrovamento di un poneglyph da parte della ciurma nel deserto di Alabasta. L'autore ha infatti in seguito dichiarato che i draghi sono estinti e che i poneglyph hanno una locazione e uno scopo ben definito. In seguito a questi errori commessi in casa Toei, la casa produttrice dell'anime, dopo la saga della Basta, Oda ha iniziato a supervisionare l'adattamento animato, dando direttive, limitando alcuni inserimenti e dando carta bianca sull'utilizzo di altri elementi. Tramite SBS scopriamo infatti che i produttori dell'anime chiedono frequentemente a Oda cosa possono o non possono utilizzare. Questo ovviamente è giovato alla versione animata, dandole un salto di qualità soprattutto a livello di contenuti, ed eliminando l'eventualità che venissero inseriti degli elementi cozzanti con il manga. Mentre la maggior parte dei mangaka utilizzano la prima pagina del capitolo per espandere il capitolo stesso o per metterci un'immagine non legata alla storia, Oda la utilizza per mostrarci nemici sconfitti o personaggi secondari, creando così una loro storyline non appartenente al filone principale. Queste mini avventure fanno effettivamente parte della trama principale, ma soltanto poche di queste sono state poi inserite nell'adattamento animato. Questo non permette di capire, alla riapparizione di tali personaggi, i cambiamenti della loro caratterizzazione o il contesto che li ha portati a ritrovare la ciurma. La questione delle mini avventure, quindi, non è stata ancora del tutto risolta. Il maggior difetto dell'anime, però, credo stia invece nella sua poca costanza a livello qualitativo. Possiamo infatti osservare gli adattamenti di alcune scene che riescono a superare la versione cartacea, mentre altre che purtroppo ne sono nettamente inferiori. Il maggior punto di forza dell'anime credo invece stia nel suo comparto sonoro, dove tra host e doppiaggio si riesce a dare molta più enfasi alle scene trattate. Lo staff che realizza l'anime di One Piece ha la capacità, i fondi e perché no, anche la possibilità, di realizzare piccoli capolavori e approfondimenti quali special e film. Questi, per quanto non siano canonici nella trama, credo valgano la pena di essere visti.
Per aumentare la qualità anche di questi prodotti animati secondari, la Toei ha infatti richiesto la supervisione di Oda nei lavori degli ultimi anni. Negli special su Sabo e Three Days Two Years o nei film Z, Strong World e Gold, lo zampino di Oda e il suo contributo è chiarissimo. Sempre Oda, nella realizzazione degli ultimi tre film, ha poi rilasciato dei volumi speciali, lo 0, il 1000 e il 777, dove rilascia informazioni canoniche sul background dei personaggi introdotti. Tornando alla domanda iniziale, io suggerisco sempre di leggersi prima il manga, in quanto opera originale e comprensiva di mini avventure, ma di recuperarsi poi in seguito l'anime, che se ben fatto può ancora aggiungere qualcosina all'opera tramite animazione, colore e comparto sonoro. E con questo abbiamo visto tutti i punti di forza di entrambe le versioni, ma voi, quale controparte preferite? Le seguite entrambe o solo una di esse? Fatemelo sapere qui sullo spazio commenti di YouTube e se questo video vi è piaciuto lasciate pure un bel like per supportare questo canale. Vi invito infine a seguire la mia pagina Facebook per restare aggiornati sui dietro le quinte e sui feed dei video. Noi ci vediamo lunedì con la rubrica Temple. Ciao ragazzi!